Andrea Schipa, sono comparsi domenica in Piazza del Duomo dei Quercioli. Che senso ha questa operazione? È un'operazione promossa dal Ministero dell'Ambiente in occasione della giornata nazionale dell'albero. Abbiamo voluto anticipare insieme al Ministero dell'Ambiente, all'Associazione Direttori Tecnici dei Giardini Pubblici Italiana e alla nostra associazione Green City Italia un'operazione che doveva essere pronta per lunedì. Ma visto che la domenica era giornata senza automobile, l'anticipazione era direi giusta di lavorare sabato notte, tutta la notte, per avere 21 alberi nella più bella piazza milanese, appunto Piazza del Duomo. Secondo te queste operazioni riusciranno a spostare un po' la cultura del verde a Milano, che in fondo è sempre un po' delle retroguardie? E mi hanno insegnato che la speranza è l'ultima a morire. Io sono personalmente anche un caso fortunato perché essendo sostanzialmente rimasto a Milano piantando alberi a partire dal bosco in città e a partire poi dopo dal Parco Nord con Francesco Borella, sono convinto che bisogna insistere, non bisogna mollare. Bisogna cogliere ogni occasione a fare quello che sembra misero, piccolo, quasi inutile rispetto alle grandi questioni. Jeremy Rifkin ce l'ha detto, ci sono tanti piccoli passi da compiere. Angela Merkel ce l'ha detto, cioè bisogna andare per passi. Allora anche un atto provocatorio come quello di vedere come è difficile posizionare solo in via provvisoria 21 alberi in Piazza Duomo, ci rende conto quanto siamo ancora lontano da un'autentica capacità attuativa nel piantare qualche albero nella nostra città. 26 permessi per piantare un albero in città sono troppi. Lo sportello unico non ci vuole solo per i bambini, lo sportello unico ci vuole, come ci insegna il sindaco di New York, anche per piantare un albero. Sembra oggi una questione minoritaria rispetto alle grandi questioni, ma oggi come oggi sono proprio queste piccole azioni, come la piantumazione di un albero o il verde in generale nella città, che ci portano a avere un'attenzione maggiore per la città stessa. L'albero in Piazza del Duomo, abbiamo avuto domenica una giornata splendida, sono passati uomini e donne della cultura e assessori, sono passati cittadini semplici, sono passati dei sposi lunedì che si sono fatti delle fotografie sotto l'acero e le querce con lo sfondo il Duomo stesso per dire: tutto sommato non sta così male. Bisogna a volte anche far vedere gli effetti. E ricordiamoci la provocazione ripresa da Renzo Piano di Claudio Abbado, che voleva gli alberi in piazza, non era solo una provocazione, era un progetto serio. Noi l'abbiamo voluto riprendere in piccolo per vedere che si può fare, ma ci vuole molto di più che solo dei annunci, ci vuole molto di più che dei singoli progetti, ci vuole un'idea tra cultura e natura, un nuovo patto. Perciò quello che si era detto con un certo sorriso, anche visto che è la giornata solare di domenica, che non occorre più temere la natura, non era solo uno slogan, ma era un'autentica considerazione rispetto a un nuovo rapporto tra cultura e natura. Mi sembra che negli ultimi tempi il territorio nazionale abbia dato la dimostrazione più drammatica di quella che è la mancanza di cultura della terra proprio. E credo che anche questo possa essere uno degli esempi che induce la gente a riconsiderare tutto questo problema.
La fragilità del territorio nazionale italiano non è una questione nuova, è una questione fisiologica, geologica, storica anche. E come ci ha ricordato il capo dello Stato Napolitano nella cerimonia per la festa nazionale dell'albero al Quirinale proprio lunedì scorso, si è detto che gli effetti della natura eravamo abituati, ma cominciano a essere tali da richiedere anche a noi misure straordinarie, di non mollare, di rimanere sul territorio, e ho usato la parola che mi ha fatto particolarmente piacere, la cura del territorio. Non è solo opere di emergenza, ma è una cultura di cura quotidiana sul territorio che ci può in qualche maniera far convivere con gli eventi climatici, autentiche bombe d'acqua che sono venute giù e verranno giù sempre di più nell'ambito del cambiamento climatico, rispetto anche a un territorio che per sua natura è fragile e il successivo abbandono di questo territorio lo rende ancora più vulnerabile. Per tornare a Milano, forse sarebbe necessario, invece di fare dei grandi piani di verde, di fare dei tanti piccoli piani di verde, perché le zone che si presterebbero a quello che io chiamo un rammendo sono tantissime, costerebbe poco e varrebbe metterci mano e coinvolgere i cittadini. Esattamente questo era l'idea nel 2004, parliamo del 2004, quando l'Associazione Interesse Metropolitana ha chiamato l'appello chiedendo delle idee innovative. Già nel 2004 sapevamo che i soldi c'erano pochi, già nel 2004 sapevamo che le grandi opere erano probabilmente non così efficaci, piuttosto di avere tante piccole opere, e da lì sono nati i famosi raggi verdi. I raggi verdi è proprio quello di stare capillarmente sul territorio sfruttando ogni angolo. L'esempio concreto è proprio Corso Garibaldi. Io lo faccio sempre perché le mie bambine sono cresciute come dei topolini, eravamo in Corso Garibaldi quando era ancora a due corsie di automobile e con un marciapiede piccolissimo. Oggi questi 35 alberi nelle soste fanno sì che questo ha recuperato lo spazio. Io credo a volte non è la quantità di alberature che mettiamo nella nostra città, ma è semplicemente il posizionamento, la qualità che si recupera quando sotto la famosa quercia, il famoso acero, possiamo sederci sulla panchina tipo milanese nell'ambito milanese. Insomma, possiamo concludere questo nostro breve discorso dicendo: anche nel verde forse torna di moda un vecchio adagio, piccolo e bello. Si potrebbe anche dire small is beautiful, ma sappiamo, ed è questo vorrei ancora sottolineare, che per fare oggi tante strutture, tanti interventi piccoli, serve sempre un grande piano. Mi dispiace, serve dietro una grande strategia per poter avere la forza di attuare piccoli interventi. Allora possiamo correggere il letto dicendo: piccolo e bello, ma in un grande progetto. In un grande progetto penso anche fortemente sponsorizzato dal sindaco stesso, perché tutte le città europee e extraeuropee che hanno avviato le politiche ambientali sono partiti dai piani del verde e lanciandoli come quei progetti del sindaco, non è minoritario, è prioritario, e Milano ce lo può fare proprio con Pisapia.